Nel corso di recenti spedizioni geologiche nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, è stata scoperta nel 2012 da parte di alcuni ricercatori senesi una foresta fossile nel geosito di Alla Nils, che si trova in Terra Vittoria. L'eccezionalità della foresta fossile di Alla Nils consiste nel fatto che abbiamo rinvenuto circa 300 esemplari di tronchi fossili sepolti nelle arenarie fluviali. Di fatto è la più importante a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, perché abbiamo ritrovato varie specie di fossili rispetto ad altre che sono state scoperte in passato in Antartide. E quindi vuol dire un sito fossilifero di estrema importanza a livello non solo nazionale, ma anche a livello internazionale. Questo è uno dei campioni praticamente appunto proveniente dalla foresta fossile di Alla Nils ed è uno dei campioni molto ben preservati, perché infatti è possibile vedere qui all'interno, si vedono tutti i vari anelli di accrescimento, qui si riesce a vedere anche l'area centrale, il pit. E in questo campione, come possiamo vedere, non è presente praticamente la corteccia, però questa è una cosa importante per noi, perché questa è come una finestra e ci dà accesso a quelle che sono le caratteristiche interne della nostra pianta e quindi ci consente di andare a vedere a livello anatomico come è composta e quindi determinarne anche la specie. Grazie allo studio praticamente svolto da parte dei ricercatori senesi in collaborazione con altre varie università e centri di ricerca, sia italiani che stranieri, siamo riusciti a capire, grazie allo studio sia dei tronchi ma anche delle rocce incassanti, quindi delle rocce sedimentarie intorno e dei pollini contenuti all'interno delle rocce sedimentarie, siamo riusciti a ricostruire quelli che erano gli ambienti in cui queste foreste sono vissute. Quindi stiamo parlando di un ambiente ben diverso di quello ovviamente attuale, sia per cause tettoniche che per cause climatiche. In particolare, l'ambiente di cui stiamo parlando si trova nell'arco temporale del Triassico Medio, quindi siamo intorno ai 230-240 milioni di anni, e è un intervallo molto importante in quanto è praticamente la prima ripresa fondamentale della vita dopo la più grande estinzione di massa del Permiano Triassico, circa 252 milioni di anni fa. Questa estinzione di massa del limite Permiano-Triassico praticamente è la più importante mai registrata sulla Terra, in quanto ha cancellato più del 90% delle forme di vita allora esistenti e è strettamente collegata con un notevole aumento della CO2 in atmosfera, ad un forte riscaldamento globale dovuto a varie cause tra tettoniche, astronomiche e climatiche in generale, quindi di circolazione atmosferica, oceanica e quant'altro. Il ritrovamento di queste foreste fossili ci consente quindi di andare a capire come nel passaggio dal Permiano al Triassico siano cambiati gli ambienti deposizionali e quali siano stati anche maggiori cambiamenti proprio a livello di ecosistema e di ambiente tra la parte del Permiano e quella del Triassico. La foresta fossile di Alla Nils è un'incredibile miniera di informazioni che ci apre una inaspettata finestra sul passato remoto dell'Antartide, un passato di 240 milioni di anni che ci ha riservato delle sorprese notevoli. In particolare i dati sono utili per ottenere delle informazioni sugli scenari paleogeografici, paleoclimatici e paleambientali che possono essere utili anche per la ricostruzione di modelli ambientali del futuro.